tutti! Anche oggi ci ritroviamo per preparare un dolce goloso, la cheesecake alla Nutella senza cottura. Vediamo subito gli ingredienti. Allora, per la cheesecake alla Nutella abbiamo bisogno di 200 g di digestive, che ho già sbriciolato, 80 g di burro sciolto, di burro fuso, 250 g di Philadelphia, io qui sto usando quella light ma quella normale va bene, 250 g di mascarpone, 400 g di Nutella e 100 g di panna montata con una bustina di vanillina. Cominciamo! Per la base cominciamo mescolando i 200 g di biscotti digestivi sbriciolati con il burro fuso. Finché non avremo ottenuto una consistenza della sabbia umida. A questo aggiungiamo 2 cucchiaini dei 400 g di Nutella. I nostri ingredienti sono completamente amalgamati e la nostra base è pronta, prendiamo una tortiera di 24 cm tonda. Se possibile utilizziamo una tortiera a cerniera che ci renderà più facile dopo estrarre il dolce. E copriamola di carta da forno e versiamo i nostri biscotti. Procediamo a schiacciarli uniformemente. Cerchiamo di stendere la nostra base in modo che sia tutta della stessa altezza. Allora, adesso che il nostro fondo è ben steso, lo mettiamo in frigorifero per almeno una mezz'ora in modo che si indurisca. Mentre la nostra base sta raffreddando in frigo, proseguiamo con la preparazione della cheesecake. Mescoliamo il mascarpone con il Philadelphia. Aggiungiamo la Nutella e continuiamo a mescolare. Aggiungiamo la panna montata. Puliamo i bordi con la spatola e assicuriamoci che sia tutto ben amalgamato. Prendiamo la base e versiamolo nella tortiera. Adesso lo mettiamo in frigo per almeno 4 ore a rassodare.
Allora, trascorse 4 o anche 5 ore, togliamo il dolce dal frigo. Io per dovere di trasparenza l'ho tenuto in frigo tutta la notte perché mi serviva per oggi, che è domani. E quindi se lo preparate il giorno prima e lo lasciate in frigo per tutta la notte è ancora meglio, così siete sicuri che tutto è bello sodo. Allora, adesso non dobbiamo fare altro che toglierlo dallo stampo delicatamente. Stacchiamo la carta dai bordi. Questo è perché è comodo usare questo tipo di stampo. Allora, togliamo la carta da forno. E ora, cercando di non distruggerlo, vediamo se riesco. No, lì ci riuscirei benissimo. Cosa faccio? Appoggio qua così. Allora, a questo punto possiamo procedere a decorare come preferiamo. Allora, per decorare io userò semplicemente delle nocciole, ma potete sbizzarrirvi come più vi piace. Questa è la nostra cheesecake alla Nutella pronta per essere mangiata. Come avete visto, preparare la cheesecake alla Nutella è veramente facile, l'unica cosa richiede un po' di tempo per riposare, per raffreddare. Spero che vi piaccia, se la provate fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e iscrivetevi al canale per nuove ricette. Alla prossima, ciao!